Vai a pagina l'anello 24. Ti parlo con l'interfono. Tu vai e sai che a 12 e 15 parte la tua scena. La vedi in originale, come faremo adesso. Detective Dorothy Montoya of the Secret Shadow on Jackie Slipperstein. Dirk was hot on the trail. He knew the shadow was somewhere in the building. Look, a clue! Yelled Dirk's sidekick, Trevor Zamboni. A calculator. Now it's all adding up. Now I found the clue, said Dirk. Come faccio? Mi è venuta l'idea di caratterizzarli, avresti dovuto napoletano, sì. Poi tedesco. Per come faccio? Perché comunque sono vicini. Devo mantenere comunque una vocale piccola, poi posso fare la mamma, la nonna, e sono vicini. Per cui mi è venuta l'intuizione di caratterizzare con degli accenti diversi. Come ho fatto? Lì per lì non mi venivano. Allora mi sono presa un pezzo con YouTube e mi sono andata a sentire, perché poi l'ho detto, è fondamentale questo lavoro, qualche suono tedesco. E allora sono andata a rivedermi al volo, in pochi secondi, mi ricordo il film di Ti spiace tu, quello di Rocky Balboa, per avere un po' l'accento, perché qui diceva, come lo faccio? E devi essere anche molto veloce, per cui è un buon sistema per noi, come avete visto, abbiamo ascoltato e imitiamo. Oppure se non ci viene, andiamo a ascoltare quell'accento e lo imitiamo. Passaggio successivo, dopo che l'ho vista, la incido. In questo caso specifico ho fatto in questo modo. Ho inciso prima tutto il voiceover. Dove vedete Dio, ho fatto tutta questa parte, perché il narratore. In un secondo step ho caratterizzato le voci. Chiesto il fonico, ok, dividiamocele così. Secondo passaggio. Detective Birky è ritorno dell'ombra segreta. C'è chi slide stato. Birky era vicino alla soluzione. L'ombra era da qualche parte nell'edificio. Ora un attenzio! Urlò al braccio destro di Birky, Trevor Zamboni. Una calcolatrice, si aggiunge alla somma degli indizi. Ne ho trovato una anch'io! Disse l'altro braccio destro di Birky, ma la manopola. Un libro di matematica. Questo sinonimo ai giorni contati. Che è il ritorno dell'ombra segreta di Jackie Slyterstein. Birky era vicino alla soluzione. L'ombra era da qualche parte nell'edificio. Guarda, un indizio! Urlò il braccio destro di Dirk, Trevor Zamboni. Una calcolatrice si aggiunge alla somma degli indizi. Quello dell'intonazione. Vedete questo? Un indizio. Però la voce è sempre. È una voce da... La fondamentale la possiamo leggere anche qui in maniera più approssimativa, 500-450, però andiamo a chiederlo in maniera più precisa. Noi abbiamo studiato che la fondamentale nel bambino è molto più alta, non è 220-240 come nella donna. La fondamentale è a 312, quindi è la voce di un bambino questa. È più di una donna tutta. Qui da lì l'indizio è ancora più. Vabbè, 520 è acutissima qui. Quindi c'è una media molto molto più alta. Se la fondamentale è più acuta, le corde vibrano più velocemente per secondo. Cioè, fondamentale 340 significa, qui è 550, significa che le corde vibrano 550 volte in un secondo.